Gucci debutta nel Children's Wear. Quali sono le caratteristiche principali di questa nuova linea? Prima di tutto che è una bellissima linea, perché la fa Gucci. In secondo luogo è una linea che, a parte gli scherzi, continua con quelli che sono i codici linguistici e stilistici di questo marchio. E ci sembrava assolutamente opportuno intraprendere questa iniziativa dopo 90 anni quasi di vita di questa azienda. Siamo un'azienda di 90 anni ma assolutamente giovane, quindi pensavamo di dare, come dire, luce a questa iniziativa che ci sembra molto, molto bella, non soltanto da un punto di vista commerciale ma anche per quello che ha come significato. È una collezione che verrà realizzata unicamente in Italia, che è un caso abbastanza raro nel settore, e cercheremo anche attraverso questa iniziativa di rafforzare la nostra collaborazione con l'UNICEF negli anni a venire. La grande novità è Manila Grace, un marchio che si sta molto affermando nella donna, fresco e al di là delle vecchie storie di moda già vissute intorno a noi, e che nasce per la prima volta da bambini grazie a un accordo tra Manila Grace e Altana stessa. I colori sono molto lontani da quello che è di moda in questo momento e verrà superato, per cui grigi d'estate con il bianco, con un verde inglese, con burgundy, si direbbe in inglese, cioè prugna, che non è viola, e khaki in tutte le tonalità. E per quanto riguarda invece gli altri marchi? Sta andando bene, noi stiamo in crescita, che è un vero miracolo di questi tempi. Non li cito tutti, perché sarebbe un po' noioso, però Altana è la più grande azienda di abbigliamento per bambini nel segmento medio-alto in Italia e i secondi in Europa. Puntiamo a diventare ancora migliori, ancora più capaci di fare bene. L'idea è nata dopo la nascita dei miei figli. Ho pensato che fosse... ho sempre lavorato nella moda, ho sempre liberato la mia fantasia in questo campo, e ho pensato che fosse una cosa che potevo fare, e ho iniziato questa linea che si chiama Belove, e ho iniziato con l'abbigliamento. Successivamente ho fatto una collaborazione con Giorgia Covilla per la linea di calzature. E poi, sempre all'interno di questo progetto, c'è anche un libro in collaborazione con De Agostini. Quindi la sua esperienza di mamma magari la porterà nel futuro a seguire la crescita dei suoi figli con una linea magari junior? Ma già adesso la linea si è allungata, è cresciuta, perché prima arrivavo fino ai 4 anni e adesso arriva fino agli 8, proprio perché i miei figli crescono. Quest'anno ci siamo ispirati al Sudafrica, non tanto all'aspetto sportivo ma all'energia straordinaria, alle emozioni che questo mondiale ci sta trasmettendo, e quindi abbiamo pensato ad una giungla fantastica nelle quali le bimbe si divertono, scoprono gli animali, scoprono la moda, e la zebra, che per esempio è un po' noiosetta quando è bianca e nera, in realtà diventa coloratissima e viene stampata e ricamata sulla t-shirt che oggi indossa la nostra piccola Megan. Sarà un'estate molto gioiosa, piena di colori, piena di vita, mixati con il bianco, che poi il colore delle vacanze, il colore più fresco che c'è. Quali sono i capi must? Ma sicuramente le t-shirt con la zebra e anche l'abitino ricamato portato con i leggings che indossa un'altra delle nostre bimbe che vi faremo vedere, perché in realtà queste piccole vogliono essere allo stesso tempo principesse e maschiacce. Allora il vestito le fa sentire speciali e poi i leggings gli permettono di tirare due calci a un pallone appena si presenta l'occasione. Bimbo, noi portiamo una collezione completamente rinnovata, diciamo di un livello un pochino più alto rispetto a una volta. La collezione di Mirtillo è una collezione total look, cioè parte
dal neonato e arriva fino al bambino di 14 anni. Diciamo che nell'ambito poi della nostra politica commerciale noi stiamo puntando molto sui monomarca, ne abbiamo aperti circa 32 in 2 anni e quindi la nostra attenzione va posta molto su questa tipologia di cliente, pur non trascurando i 350 multimarca che abbiamo, che noi cerchiamo di servire comunque al meglio con un prodotto estremamente variegato. Com'è nata la sinergia con Mirtillo? Nasce da un incontro che abbiamo avuto e dalla volontà di Rembo di collaborare con aziende che sono leader qualitativamente e anche proprio a livello strutturale. La Mirtillo è una delle migliori aziende sicuramente in Italia per la produzione di abbigliamento per bambini e quindi dopo tanti anni abbiamo deciso che bisognava migliorare il posizionamento del brand e lavorare appunto con un'azienda che fosse capace di fare questo. Naturino ritorna a Pitti Bimbo, come mai questa scelta? Allora, diciamo piuttosto perché l'avevamo lasciata prima. L'avevamo lasciata perché Naturino è una collezione molto innovativa che porta sempre un grosso contenuto di moda e per il Pitti non eravamo mai pronti. Per cui abbiamo smesso di venire perché non volevamo dare l'immagine di una mezza collezione, di una collezione non pronta. E nel frattempo invece ci siamo strutturati in modo diverso, abbiamo una collezione sicuramente vasta, sicuramente ci sono delle cose che ancora mancano, ma tutto quello che è il discorso sportivo, che è una parte importante della nostra collezione, è pronto. In questo momento stiamo crescendo molto in tanti mercati esteri e stiamo portando avanti un progetto molto bello in Cina dove abbiamo superato i 50 punti vendita e questa è una cosa di cui andiamo fieri e stiamo guardando altri mercati, stiamo iniziando un progetto in Brasile, un altro paese molto bello e che sta crescendo molto e poi anche gli altri mercati nord europei che stanno andando molto bene ci stanno assorbendo molto in questo momento. Design per la prima volta Pitti Bimbo, quali sono le novità che portate a questa edizione? Beh, diciamo che le novità che portiamo a questa edizione, prima di tutto il colore, che diciamo che nel nostro mondo è importante mettere un po' di fix, vuol dire mettere un po' di colore. La collezione che lanciamo è la nostra prima collezione mini fix per quanto riguarda il nostro brand, quindi il nostro fiocco, e quindi c'è una collezione molto ampia che stiamo ottenendo degli ottimi risultati perché l'abbiamo trasportato dal mondo teen 14-20 anni che è il nostro mondo. L'abbiamo riportata nel mondo mini. Sul fronte di licenze ci sono, diciamo, nel parcheggio tantissime licenze che sono pronte a decollare. Purtroppo non posso fare i nomi perché i contratti non li abbiamo ancora firmati, però stupiremo ancora una volta e speriamo di farlo qua, perché è una licenza di cui stiamo parlando molto molto importante, stiamo parlando di una firma famosa che c'è nel mondo della moda, quindi è una cosa molto interessante, quindi speriamo di lanciarla proprio in questo padiglione l'anno prossimo.